Ecco perché vi voglio dedicare questa serie di video. In tantissime formazioni che ho avuto il piacere di fare girando l'Italia e frequentando tantissimi fruttivendoli, c'è un po' un dato di fatto che li accomuna. Parliamoci chiaro, i margini si sono abbassati. Si sono abbassati notevolmente. Il costo degli ortaggi, io facevo un conteggio, abbiamo avuto un aumento del quasi 30%. Poi siamo in un periodo che questa è la stagione pure intermedia, che dove la materia prima costa tanto di più, sia perché è finito il prodotto invernale, il prodotto estivo non è ancora arrivato, le primizie che arrivano stanno alle stelle, i margini si sono notevolmente abbassati. Marzo è sempre stato comunque, marzo e aprile sono sempre stati due mesi nell'ortofrutta molto particolari. Comunque il problema è questo: oggi nel 2023 c'è un malcontento generale. Cosa comporta dei margini abbassati? Ragazzi, parliamoci chiaro, è normale. Meno liquidità, meno utile, meno soldi. Quindi molti stanno avendo difficoltà a pagare i fornitori, a pagare le bollette, a pagare l'affitto. Porti meno soldi a casa, meno soddisfazioni. Indubbiamente è una fonte di forte stress emotivo, nervoso. Anche perché tu dici: caspita, io mi alzo la mattina alle 4 e vado a caricare la merce e la porto al negozio e faccio l'esposizione. Cioè, il fruttivendolo fa una vita tremenda, dalle 4 della mattina fino alla sera alle 8 e mezza, alle 9. E quando tu vedi che lavori e non hai quel margine o quell'utile che ti ripaga, che ti soddisfa per tutte quelle ore che tu hai dedicato al lavoro, il nervoso arriva alla cima dei capelli. Vabbè, io non ce li ho, però insomma si ti prende, si incalza bene. Questo nervoso che cosa porta? Porta a volte che siamo nervosi in famiglia, siamo nervosi con i clienti, siamo nervosi con i collaboratori. Non è una situazione facile. Io ho cercato di analizzarla un attimino e indubbiamente ci sono dei problemi. Alla base ci sono dei problemi molto seri che bisogna un attimino affrontare, o perlomeno io vi voglio lasciare delle riflessioni. Innanzitutto, e questo l'abbiamo detto tante volte, la frutta ormai e gli ortaggi sono diventati un prodotto comune. Ok, ma poniti questa domanda: ma perché il cliente sceglie te, fruttivendolo? Perché viene da te? Perché stai sotto casa? Perché comunque gli fai un servizio particolare? Perché ti differenzi dai competitor? Perché comunque gli dai dei servizi o delle coccole particolari che magari non trovano al supermercato? Non mi venire a dire: il cliente mi sceglie perché sono simpatico o c'ho i prezzi bassi, perché non ha senso, non è come la scartiamo proprio come risposta. Ma fatevela questa domanda e datevi anche delle risposte da voi stessi: perché scelgono a voi? E vedete, l'identità della propria attività è fondamentale. Avere un'identità, attirare una determinata tipa di clientela anche fuori dal quartiere, perché voi state facendo un servizio che fa la differenza. Un altro problema che ho riscontrato, ragazzi, io ve lo dico sinceramente, cioè io non lo so da dove è uscita fuori questa abitudine di esporre la merce sul marciapiede, però cioè, no, qua stiamo parlando di un prodotto che sono dei lingotti d'oro, cioè l'oro della terra, qua stiamo parlando di prodotti vivi, freschi, stiamo parlando
parlando di frutti di madre natura, cioè tenerli esposti fuori in mezzo allo smog, alle polveri, al traffico, a tutte le persone che passano li toccano, cioè, io dico, no? Uno, il fruttivendolo apre un negozio, apre un'attività. Se volevi, cioè non ha senso, se no andavi a fare il mercato. Il mercato c'ha l'esposizione in mezzo alla piazza, in mezzo alla strada. Il fruttivendolo dovrebbe avere un'identità diversa. Io ragiono così. E poi ho visto tante attività che comunque dal punto di vista visivo sono molto trascurate. Ho visto la polvere, le ragnatele, ho visto comunque negozi che non è che sono curati. Qui stiamo parlando veramente dei prodotti che si mangiano, ci nutriamo con quei prodotti e stiamo parlando comunque di rappresentare la natura. La natura è pulita, è ordinata, è luminosa, è colorata. Sono cose che fanno la differenza. L'immagine, ritengo che in un'attività come quella del fruttivendolo e la vetrina siano fondamentali. Poi ragazzi, un altro problema che ho identificato, un terzo problema molto molto importante, è che oggi è fondamentale considerare le KPI, considerare i margini, considerare il magazzino, considerare il guadagno. Non basta solo metterci un piccolo ricarico e battere gli scontrini. E il commercialista non le fa questi controlli. Questo è un controllo che dovete fare voi, in base alle spese che avete all'interno dell'attività, in base a quanto vi è costata la merce. La gestione finanziaria anche di una piccola attività è fondamentale, perché hai tutto sotto controllo, ma soprattutto hai margini, perché molte attività hanno trascurato questo aspetto. E sapete cosa è successo? Che fatturano, entrano i soldi, ma poi vai a stringere, cioè il guadagno è zero. E quindi sono cose che si devono considerare. Sono diversi i problemi che ho riscontrato nel mondo dei fruttivendoli. Io adesso vi sto facendo fare delle riflessioni, li ho un po' analizzati e ascoltatelo questo video, pensateci su, rifletteteci, poi magari in altre occasioni